La liturgia di questa seconda domenica di Pasqua, festa della Divina Misericordia, presenta il brano del Vangelo di Giovanni, nel racconto dell'apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli. La domenica dopo Pasqua, la Chiesa celebra la festa della Misericordia, secondo il desiderio di Gesù espresso a Suor Faustina Kowalska. Ciò per sottolineare la stretta unione che esiste tra il mistero pasquale della salvezza e questa festa. La festa della Divina Misericordia deve essere un giorno di grazia per tutti, perché Cristo ha legato a questa festa grandi promesse, di cui la più grande si riferisce alla Santa Comunione, ricevendo la quale con devozione e confessati si ottiene la remissione totale dei peccati e delle pene temporali. Si riceve cioè la stessa grazia del battesimo. Nel brano si legge che 8 giorni dopo i discepoli insieme con Tommaso si trovavano nella casa e Gesù entrò a porte chiuse dicendo: «Pace a voi». Poi, rivolgendosi a Tommaso, lo invita a mettere il dito sulle ferite delle sue mani e sul fianco e di non essere incredulo, ma credente. Tommaso, di fronte ai segni dell'amore crocifisso, esclama: «Mio Signore e mio Dio». E Gesù gli risponde: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù invita ad una fede forte verso il suo amore misericordioso, un amore che ama ogni uomo e desidera donargli la sua pace e la sua grazia. Il risorto cammina con noi ed entra anche nei luoghi sbarrati del cuore, dove spesso dimorano le nostre fragilità e i nostri timori. Entra a porte chiuse e ci invita a toccare le ferite del suo amore, per risanarci e donarci il coraggio dell'amore risorto. La vita del cristiano è la vita di uomini e donne che hanno incontrato il risorto nella propria esistenza e, dopo aver fatto esperienza del suo amore misericordioso, con coraggio camminano lungo le strade della vita, annunciando questo infinito amore. Come esclama il salmista biblico nel salmo responsoriale di questa domenica: «Rendete grazie al Signore, perché è buono. Il suo amore è per sempre».